Eder. Mech. Pallister. Tuo figlio Sergio ha detto di non essere stato di nessun aiuto agli inquirenti. Prima di tirargli una parola fuori, hai voglia. Non è uno che parla, ma anche i carabinieri non cavano un ragno dal buco da lui. Non cavano niente. Aveva già una ragazza prima. L'ha mollato, non lo so perché lì fosse, è un tipo chiuso, non parla. Certo, il dubbio di qualcuno è che magari la stessa Shara non volesse lasciarlo, forse perché lui non si decideva a convolare a giuste nozze e lui non l'ha presa bene. Questa si capisce che l'ha conosciuto di carattere, lei è uguale, allora si sono abbinati. Volevano sposarsi, anche i suoi colleghi hanno detto che volevano fare un figlio adesso. Si trattava di poco, perché hanno una certa età. La casa è mutuo, è a posto, hanno un bello stipendio tutte e due. Le forze dell'ordine hanno voluto ascoltare ancora una volta Sergio, ma anche te, il tutto per una durata non indifferente, si tratta quasi di 6 ore. L'altro giorno siamo andati lì alle 3:30, uscito alle 9, non ne potevo più. Esattamente che cosa vi è stato chiesto in questo caso? La solita storia mi ha detto Sergio. E a me, la vita privata, mio matrimonio, divorziato con i figli. Per me bisognerebbe partire dal bar dove lavora. Per me qualcuno gli ha fatto l'avanzo. Gli girano ragazzi, bevono musica. Per me qualcuno gli ha gironzolato intorno, lei si è rifiutata e gliel'ha fatta pagare la seguita dove abitava. Però se anche esistesse una persona che andava dietro a Sharon, evidentemente lei di ciò non ha parlato con Sergio. No, no, no. Ognuno ha il suo lavoro, no? Non hanno quei problemi. È emerso che nelle 2 sere precedenti all'omicidio Sharon e Sergio non sono stati visti uscire. Ma lui usciva con lei? Ah, usciva anche lui ogni tanto. Quella sera lì era stanco, doveva alzarsi presto, andare al lavoro, alle 10 era già a letto. L'analisi del caso di Sharon Verzene, la giovane accoltellata a Terno d'Isola nella notte del 30 luglio, si concentra su vari aspetti della sua ultima passeggiata. Compresi i dettagli significativi emersi dal suo contapassi, Sharon, che aveva l'abitudine di fare passeggiate notturne su consiglio della dietologa, si trovava in strada quando ha subito l'attacco fatale. La criminologa Roberta Bruzzone ha sottolineato la peculiarità della dinamica del delitto, evidenziando che l'interazione tra Sharon e il suo aggressore è stata prolungata. Secondo i dati del contapassi, la ragazza ha percorso una distanza di 630 metri in circa 50 minuti. Questo dato è particolarmente significativo. Una persona che cammina abitualmente avrebbe completato quella distanza in soli 5 o 6 minuti. Pertanto, Bruzzone esclude l'ipotesi di un'aggressione casuale e improvvisa da parte di uno sconosciuto, suggerendo piuttosto che ci sia stata una relazione preesistente tra la vittima e il suo carnefice. Inoltre è emerso che durante la camminata il cellulare di Sharon ha generato traffico. Ma adesso sappiamo questo non comprende né telefonate né chat con persone che, in tal caso, sarebbero state rintracciabili. Queste informazioni potrebbero rivelarsi cruciali per le indagini, poiché potrebbero indicare se Sharon fosse in contatto con il suo aggressore. Bruzzone ha ribadito che la natura dell'incontro tra Sharon e il suo carnefice non può essere considerata un caso di violenza a sorpresa, ma piuttosto un incontro in cui la ragazza ha interagito con il suo aggressore. Le autorità investigative, mentre perseguono varie piste, hanno avvertito che non è possibile escludere nessuna possibilità, neppure quella di un coinvolgimento femminile. Tuttavia, hanno anche avvisato di non stigmatizzare il movimento di Scientology, dal quale Sharon e il suo compagno stavano avvicinandosi. Hanno specificato che non esiste una pista privilegiata e che si sta indagando su tutte le relazioni della vittima, cercando di raccogliere ulteriori informazioni che possano chiarire i legami e le dinamiche che potrebbero aver portato a questo tragico evento. In sintesi, il caso di Sharon Verzeni si presenta come un enigma complesso, in cui gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore della giovane e di comprendere le interazioni che ha avuto prima della sua morte. La criminologa Bruzzone e le forze dell'ordine stanno lavorando per delineare un quadro più chiaro, esaminando ogni dettaglio che possa contribuire a risolvere questo caso inquietante. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.